Tutti dicono che dovresti investire in te stesso senza però dirti cosa fare davvero o da dove iniziare. Ecco perché in questo video tratterò 4 delle abilità più importanti / atteggiamenti da adottare che puoi imparare per guadagnare la maggior quantità di denaro nel minor tempo possibile. Numero 1. Avere un personal brand. Un marchio personale, che è qualcosa che inconsciamente sarà nella mente delle altre persone quando pensano e parlano di te. È ciò a cui qualcuno pensa quando pensa alla tua persona. Le parole che userebbero per descriverti, i tuoi punti di forza, i tuoi valori, nascono proprio dal modo in cui ti presenti al mondo. Ad esempio, prendiamo Steve Jobs. Quando pensi a lui, pensi ai suoi jeans, alla sua uniforme minima. Tutto molto semplice, facile. Il suo marchio non era un'estensione della sua persona. Era molto semplice ma efficace. Tutto ciò che toccava acquisiva automaticamente un livello altissimo di valore. Oppure prendiamo un esempio più vicino a noi. Donato e Steven Basalari di Common Cosenza. Il loro personal brand è rendere qualcosa di semplice, unico e indistinguibile. Il motivo che sta alla base del successo di Common Cosenza è proprio il personal brand che ci sta dietro. Perché ricordiamoci che parliamo di panini con dei salumi. Che però, grazie al loro modo di comunicare, a come si sono fatti percepire agli occhi degli altri, sono riusciti a far crescere la loro attività a dismisura. Ed ecco perché è così importante che anche tu abbia un marchio personale, perché avrai un impatto senza nemmeno che tu te ne accorga su quale sarà il tuo prossimo lavoro o quanto riuscirai a far crescere le vendite della tua attività. Se riesci a identificare i valori e le qualità per cui vuoi essere conosciuto, puoi creare un personal brand basato su quei valori. Le persone che condividono quegli stessi ideali si connetteranno sulla tua lunghezza d'onda, inizieranno a fidarsi e tu riuscirai a far crescere la tua attività in modo molto più veloce. Stavo pensando a cos'è il mio personal brand e come lo descriverei in 3 frasi. Direi innanzitutto essere diretta, avere un approccio senza cavolate, andando dritto al punto. In secondo luogo aggiungerei curiosità, infatti è presente anche nella mia bio di Instagram. Cerco di essere sempre molto aperto a qualunque discorso e mi incuriosisco se c'è qualcosa di nuovo che non so. Inoltre apprezzo molto quando anche gli altri sono altrettanto aperti con me, con delle critiche costruttive, e mi fanno capire il loro punto di vista. E come terzo punto del mio personal brand direi cimentarsi sempre in qualcosa di nuovo. Mi piace avere sempre delle continue sfide e cerco di trasmettere questo atteggiamento a quante più persone possibile. Inoltre mi piace pensare di portare anche questi valori sul mio canale YouTube. Ma al di fuori di YouTube, qualunque cosa io faccia, questi sono i valori che voglio trasmettere agli altri. Quindi pensa a quali sono i tuoi ideali e costruisci un marchio attorno a ciò che sei. Numero 2. Essere capaci di provarci e basta. Questo probabilmente è il punto più importante di questo elenco. E direi che è più importante di tutte le competenze, le qualifiche o le conoscenze a cui tu possa pensare. Se hai l'idea di iniziare qualcosa, che si tratti di un canale YouTube, di avviare un'attività o un nuovo progetto, come un podcast o qualunque altra cosa, beh, tutto inizia da qualche parte con un'idea. E probabilmente hai un'idea proprio adesso, ma senza azione quell'idea è nulla. Tante persone avranno la stessa idea probabilmente nello stesso momento, ma la maggior parte di loro finirà per non fare nulla e non agire. Quell'idea verrà sotterrata dalla paura, dalla pigrizia, dal dubbio e dall'incertezza. Ci sono persone che sono meno capaci di te, che hanno meno abilità, meno esperienza, ma stanno facendo qualcosa che tu vuoi fare e stanno guadagnando un sacco di soldi solo perché hanno iniziato. Per questo ho avviato questo canale, so che è difficile. Pochissime persone ce la fanno, ma se non ci provo, non saprò mai se ce la potrò fare oppure no. Se dessi retta a tutto ciò che dicono le persone, a quest'ora non farei assolutamente nulla, perché ricordati che per gli altri è tutto troppo difficile e impossibile. E soprattutto la chiave per fare qualcosa è inizia e poi impara, non imparare e poi inizia. E questo punto e questa frase sono molto interessanti, e se hai qualche pensiero al riguardo lascialo nei commenti. Numero 3. Organizza il caos. Se che si tratti di prendere appunti, di studiare, di delegare un compito, qualunque cosa, la differenza che ci sarà nelle prestazioni e nell'autocontrollo tra qualcuno che riesce a mantenere e organizzare il suo lavoro, il suo studio, e qualcuno che ha semplicemente una massa caotica ed è super disorganizzato, sarà enorme. Quando ho iniziato a creare contenuti sui social ero sempre in confusione. Scrivevo tutte le idee in posti diversi, prendevo appunti sullo studio e note di lavoro sulle stesse pagine e mi dimenticavo sempre tutto. Non so quanto ancora avrei resistito a quel caos, fino a quando ho deciso di organizzarmi seriamente, dividendo tutto in cartelle e utilizzando massimo una piattaforma per ogni compito. Note per pianificazioni, test di contenuti, collaborazioni, Excel per le mie finanze e Google Drive per caricare contenuti. Fine, semplice e ordinato. 4. Marketing e vendita. Nella vasta esperienza di competenze che acquisiamo durante tutta la nostra vita, il marketing e la vendita si distinguono come due delle cose più preziose. A pensarci per la prima volta, queste competenze sembrano limitate al solo mondo degli affari, ma gran parte della nostra vita ruota attorno al semplice atto di persuasione e comunicazione. Se ci pensi, ogni giorno ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo promuovere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo sempre vendere qualcosa. E può essere semplice, come convincere un tuo amico a provare un nuovo ristorante, o negoziare con tuo figlio l'ora per andare a letto, o complesso, come presentare una proposta commerciale. La chiave è quanto puoi efficacemente convincere qualcuno del tuo punto di vista. 2 anni fa ho iniziato un lavoro online in cui dovevo vendere dei servizi per un'azienda che faceva formazione a tema mercati finanziari. Un giorno mi era venuta un'idea che aiutava tutti i clienti a semplificarsi la vita nello studio e nella raccolta delle informazioni. Così cercai di renderla il più completa possibile per una presentazione, così che mi disse approvata. Quando l'ho presentata al mio mentore, colui che mi seguiva, mi disse che l'avevo complicata troppo. Mi disse che avevo racchiuso l'idea in strati e strati di dettagli inutili, non necessari. In pratica mi ha detto quanto fosse noiosa la mia proposta e che era troppo lunga. Non si
si riuscivano a vedere chiaramente i vantaggi. E quella è stata la prima volta che ho capito l'importanza di poter spiegare semplicemente un'idea ed essere persuasivo. Sapevo che era una buona idea, ma semplicemente non sapevo il modo migliore per presentarla. Bisogna far emergere fin da subito il succo della tua proposta e i suoi vantaggi. E se riesci ad essere persuasivo e valorizzare le tue idee, la tua capacità di commercializzare si alzerà. Vendrai di più e comunicherai meglio. Queste sono quattro di quelle che credo siano le abilità e i tratti caratteriali più importanti da avere per aumentare le tue entrate. Se uno di questi punti ti ha colpito particolarmente, fammelo sapere con un commento. Mi piacerebbe sentire la tua opinione. Grazie per aver guardato e non dimenticarti di iscriverti se ancora non l'hai già fatto. Noi ci vediamo a un prossimo video.